quella borsa? Niente. È vuota. E lei viaggia con una borsa vuota. E lei ha tempo da perdere. Io sì, purtroppo. E adesso lei lo perde insieme a me. Scenda e mi faccia vedere cosa c'è nel portabagagli. Ma allora siete voi che intracciate il traffico. È solo un'informazione. Dovrei ritirare questa merce. L'ho consegnata a Milano a un vostro incaricato. Milano e Retro la stanno aspettando. Eccolo. I miei rispetti, dottore. Come sta? Tutto bene? È roba mia? Ho fatto tardino alla frontiera, ho paura che mi chiuda la banca. Se possiamo accelerare. Ecco. E no, guardi, c'è uno sbaglio. Che me dai, marmellata? A Milano ti ho consegnato 100... Ah, ma aveva preso un colpo. Aspetta, oh, che mi contavo? Che fai? 13 kg esatti. Sì. Sono parecchio contento. Ah, sì? €100 milioni pesano 13 kg. All'ordo del cartone. Perché non lo sapeva? No! S'il vous plaît, sono un cliente, devo depositare. Figurati se c'è qualcuno. Per 2 minuti di ritardo. Ecco. Il paese delle banche è cosa chiusa. Poteva essere chiunque. Dice siamo in Svizzera. Vabbè, ma sono 100 milioni. E che scherziamo. Ah, scusi, sa di chi è questa moto? Dico a lei, P. Un momento, aspetta. Un momento, mi blocca. Guarda come se ne via questo. Senti, motociclista, ma ti pare il modo di parcheggiare? Ma chi ti crede di essere con sto schizzetto? Andiamo, svelto, leva! Questa poi non me l'aspettavo. Scusi se l'ho aggredita. Può anche lasciarla qui perché tanto non devo muovere la macchina. Avevo un appuntamento in banca, ma l'ho trovata chiusa, così devo rimanere in Svizzera fino a domattina. Lei invece mette su il casco e devo dedurre che riparte subito. Dica. Io prenderò alloggio qui all'Hotel Splendid. Mi aveva chiamato? Io l'ho chiamata. Sì, lei. Io no. Va bene, ho capito. Grazie. Buongiorno. Comunque, P. Le flick ci ha interrotto. Le stavo dicendo se gradisce un piccolo drink qui allo Splendid. Senza complimenti. Urca che forza, io non gliel'ho fatta. Sprengetze Deutsch? Parlevo francese? Che te ne vai? Voyage.
Ha visto che l'ho raggiunta? Adesso possiamo fermarci? Sì. Scusi, per favore, mi si è bloccata la macchina. Dov'è un telefono per chiamare il soccorso stradale? La mia macchina è bloccata. Ah, mi porta lei? Grazie, sposto la macchina. Non si disturbi, faccia da solo, tanto in discesa. Thank you.
Ecco fatto. La borsa, oh. Scusi, non è tanto per la borsa, ma... Le chiavi le lascio nel cruscotto? Grazie, E scusi il disturbo. Ma non capisco come si è fermata, così, improvvisamente. Ho controllato il carburatore, le candele, lo spinterogeno, ma che? Tutto a posto. Io, modestamente, di motore mi intendo, capirai? Con tutte le macchine che ho avuto. Non mi era mai successo. Un mistero, un vero e proprio mistero. Il cavallo non ti tradisce mai. Beh, certo lei mi dirà, non fai 280, ma... Senti, ma quando arriviamo? C'è il telefono qui? Lì, a suonare le chitarre? Ah, meno male, c'è qualcuno che parla. Buongiorno, signora. La mia macchina si è fermata, potrei telefonare? Chris Scott, was kann ich für dich tun? Purtroppo non capisco, vorrei telefonare. Chris Scott, was kann ich für dich tun? Telefona Anna, va bene. Telefoniere. Yeah. Non capisco proprio, me la cavo quasi in tutte le lingue, ma il tedesco purtroppo non lo mastico. Telefoniere. Yeah, yeah. Simpatica. Vengo con lei? Ja. 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 So solo ja. È molto euforica lei. Ma perché ride? Sono io che la faccio ridere? Oh. Herr Graf, hier ist ein Herr. Ich glaube, ein Italiener, der telefonieren möchte. Ah, italiano. Alto maestro. Buongiorno, signore. Da drüben ist der Schleier. Lei vuole telefonare? Sì, se è possibile. La macchina ferma in mezzo alla strada. Vorrei telefonare a un meccanico. Ci sarebbero i fratelli Kessels a Lamboin. Sono bravi e molto onesti. Grazie. Il tempo di lavarmi le mani e l'accompagno. Stavo scegliendo le pernici. È un lavoro molto delicato. La selvaggina deve essere frollata, sì, ma non putrefatta. E questa è frollata, Se l'animale è stato ucciso da uno o due pallini, manzi vada. Il Schönermann. Ja. Allora viene aggredito soltanto dai microbi dell'intestino, che non sono tossici. Ma se l'animale è stato investito da una scarica completa di pallini a rosa, come si dice, i suoi muscoli vengono infettati dai microbi della putrefazione. E come si chiama questo castello? Château de la Brunetière. Deve essere molto antico, eh? È stato costruito in due periodi diversi. Un'ala è in stile romanico, un'altra in stile gotico, ecco. E chi è il proprietario? È l'ultimo conte della Brunetière. Ah, duri a morire questi conti. Verrà anche per lui la sua ora. Fa un po' sta telefonata. Subito, signore. Questo è il soggiorno? È la sala del giudizio. Qui i conti della Brunetière amministravano la giustizia. Poveraccio, chi gli capitava sotto? Perché? Come perché? Guarda che facce che c'hanno. Lei crede che i giudici di oggi abbiano facce più rassicuranti? Ah, no. No, c'hanno le stesse facce. Hallo, hier das Schloss. Ja, ein italienischer Herr hat eine Panne mit dem Auto gehabt. Moment, bitte. Mi pare di conoscerlo, questo. E dove si è fermata la sua auto? Ah, su un ponticello di legno, un paio di chilometri da qui. Zwei Kilometer von hier. Ja. Es muss an der Nießbrücke sein. Ja. Ja, genau. Che macchina è? È una Maserati Indy, Aragosta. Maserati? Aragosta. Aragosta? È color Aragosta, rossa Aragosta. Color Aragosta! E che è Aragosta? Na ja, sehen Sie nach, was los ist. Ja, und dann rufen Sie hier wieder an. Sehr schön. Wir warten, der Herr ist hier. Jawohl. Ci vanno subito e fra poco ci fanno sapere. Stia tranquillo. È fortunato, masticano anche un po' d'italiano. Senta, scusi, chi sono questi due? Il terz'ultimo conte e il penultimo conte della Brunetière. Ma allora lei sarebbe l'ultimo del ramo, il frutto.
Le domando infinitamente scusa, signor Conte. Ma pensi che abbaglio, l'avevo preso per un uomo. L'ho visto così affaccendato in cucina, poi lei è così, come dire, è così... Servizievole. Pensi le stavo per dare un pourboire. Non si preoccupi, un ospite è concesso tutto, anche di sbagliare. La ringrazio molto, signor Conte. Permette che mi presenti. Dottor Alfredo Rossi. Rossi? Ma io ho conosciuto qualche altro Rossi. Piena l'Italia, il cognome più comune insieme ai bianchi. Lei vuol dire che l'Italia è piena di bianchi e di rossi e così? E di neri. E lei per chi parteggia? Ma io vado a Roma, forza lupi! Eccoli, finalmente, i miei amici che ritornano dalla caccia. Sì? Voglio presentarli. Volentieri. Aspetta, a borsa. Scusi, signor Conte. Venga, dottor Rossi, vedrà persone estremamente piacevoli. Bentornati. Vedo che avete fatto una buona caccia. Bravi, anche due caprioli, magnifico. A good news, abbiamo un simpatico ospite italiano. Vi presento il dottor Alfredo Rossi, il procuratore di Stato Zorn. Fortunatissimo. Il presidente di Corte d'Appello Lutz. Fortunato. Lietissimo. Il cancelliere Buisson. Piacere mio. Si trattiene, vero? Mi dispiace, ma purtroppo non posso fermarmi. Oh, ma perché no? L'auto del dottore ha avuto una panna. Un guasto grave? Speriamo di no. Grazie al signor Conte, i meccanici sono già a consulto. E così lo abbiamo mancato tutti e due. Ah, è sempre il solito prepotente. Lei vive in Svizzera, dottore? No, purtroppo. Oh, e perché dice purtroppo? Perché adoro la Svizzera. Un paese pulito, ordinato, senza scioperi, un paese tranquillo. Da qualche tempo un po' meno ordinato. Sì, eh? È un po' meno tranquillo. Ho capito. Lei allude agli emigrati italiani. Ah, no, non mi faccia dire quello che io non penso e che non pensano neppure i miei amici. Noi amiamo molto il suo paese, dottor Rossi. Io in gioventù ho studiato all'Università di Milano per più di 2 anni. Bellissima città. Ah, ci penso spesso, sa? E con molta nostalgia. Della sua gioventù soprattutto, perché del Nos Milan tutto si può dire tranne che sia una città bellissima. Ah, ma lei è milanese? No, io sono romano. Romano de Roma. Sì, de Roma. Ma purtroppo vivo da anni a Milano per ragioni di lavoro. Lei, chi lo sa, dice sempre purtroppo. Già, è vero, purtroppo. Lei, dottore, è qui per il congresso di oncologia. Congresso di che? Il congresso sul cancro a Ginevra. No, io non sono dottore in medicina. Mi occupo di fibre artificiali. Sono rappresentante per l'Italia delle Festion Company. Efestion? Efestion. L'ultima parola della chimica moderna in fatto di leggerezza e resistenza. Vedano, gli americani la usano per le tute degli astronauti. Noi invece in Italia ci facciamo la biancheria intima. Creda me, una bella donna in camicia da notte Festion è particolarmente eccitante. Una bella donna in camicia da notte è sempre eccitante. Dunque è qui per lavoro. No, avevo un appuntamento in banca, ma ormai è rimandato domani mattina alle 9. Perché sono arrivato con 2 minuti di ritardo. E voi svizzeri in fatto di puntualità? L'abbiamo inventata noi per vendere gli orologi. Dottor Rossi, gradisca un dito di Porto. È un De La Force del 1942. Ah, grazie, signor Conte. E sapete grazie. Chi me lo ha mandato? Quel giovane portoghese che si è fermato qui da noi il mese scorso. Ah, se lo ricorda. Un imputato che è riuscito a cavarsela per il rotto della cuffia. Il nostro pubblico ministero, alla fine della sua dotta requisitoria, aveva chiesto di condannarlo a 19 anni e 11 mesi. Già. Ma io ho dimostrato la non premeditazione e il nostro presidente lo ha condannato al minimo della pena. Perché loro esercitano ancora la professione? Oh, scusi, l'ho detto ancora. No, 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 dire. Non si scusi, il suo ancora è pienamente giustificato. Infatti, noi siamo in pensione e lo siamo anche da parecchi anni. Appunto, dicevo, dopo una vita di lavoro, sia pur di vita un meritato riposo, che diamine. Riposo, agonia. Fra tutte le malattie della vecchiaia, la pensione è la più grave. Fu il procuratore Zorn a suggerire l'idea di riprendere la vecchia professione. Ah, sì? Già. E così ogni volta che ci ritroviamo qui per la caccia ci inventiamo un processo. Un processo?
Un processo vero? Sì, un autentico processo, nel quale l'avvocato Labrinquière assume la difesa dell'imputato. Il pubblico ministero Zorn sostiene l'accusa e io, presidente Lutz, modestamente giudico come ai bei vecchi tempi. Ah. Arterie, ormoni, pancreas, tutto ha ripreso a funzionare, noia smarita. È tornata agilità, appetito, energia, elasticità. Guardi, guardi. Oh, che fa? Dove va? No. Attento. Lasci. Su gamba sola. Oppla. Oggi gli è venuto anche meglio. Accidenti, è bravissimo. Ma scusino, loro esattamente che fanno? Rifacciamo i processi storici. Il processo a Socrate, a Gesù, a Giovanna d'Arco. A Dreyfus. A Galeazzo Ciano, al maresciallo Pétain. E spesso arriviamo a conclusioni molto diverse da quelle del processo originale. Naturalmente il gioco diventa molto più eccitante quando possiamo praticarlo con un imputato in carne ed ossa. La settimana scorsa abbiamo processato proprio un italiano, un deputato della maggioranza. No. Venuto per comizi agli emigranti. Come un deputato? E l'immunità parlamentare? In Italia quello che fa, non può mica andare dentro. Nei nostri processi l'immunità parlamentare non va. L'abbiamo condannato a 14 anni per concussione e peculato. Onestamente se lo meritava. Già. Ma è un tribunale severo il vostro. Severo ma giusto. Ah, è veramente un peccato che lei debba ripartire. Ma lei, dottor Rossi, non parteciperebbe al nostro gioco. Ma io non sono avvocato, non ho nessuna esperienza legale, che potrei fare io? Ma l'imputato non ha bisogno di esperienza. Come l'imputato? Sarei tanto felice di difenderla. Eh già, avrei potuto fare l'imputato. Sarebbe stato divertente, perché no? Ma che è la macchina? Ah, bravi, l'hanno già riparata. Deve proprio scappar via? Eh sì, mi scusi, mi dispiace, ma anche per me sarebbe stato un onore essere difeso da un avvocato Conte, ma sarà per un'altra volta. Ci lascia, dottor Rossi. Aspetti, l'accompagno. No, comodi, ritorno io a salutarli, con permesso. Ma allora se ne va? Non è detto. Ah, bravo, già fatto? Che era successo? Nichts, niente. Come niente? Non partiva. Non aveva assolutamente niente. Ho girato la chiavetta, il motore è partito. È tutto a posto. È perfetto, riparte subito. Strano. Ma che sarà stato? Le dirò che abbiamo anche pensato ad uno scherzo. No, che scherzo? Proprio non partiva. Io c'ho... Ma che siete, uguali? Yeah. Quanto vi devo? Niente, signora. È stato un piacere per me guidare una macchina come questa. Non l'avevo mai provata. Ma non credo che il suo gemellino si sia divertito altrettanto. Dankeschön, signora. Ah, non siete poi tanto uguali. Dankeschön. Ecco, signori della corte, l'imputato chiede la libertà provvisoria. Non ci so più. Signor Conte, io me ne vado. Adesso sparite. Signor Conte, io volevo ringraziarla per la squisita. Qui non risponde nessuno. Io vi saluto e me ne vado. Thank you.
dottor Rossi? Sì. Spero abbia deciso di non lasciarci. No? E chi vi lascia più? Cioè, volevo dire... Che resta a cena con noi. Io resterei, anche volentieri. Ah, bravo! Solo che è già tardi, devo ancora cercarmi un albergo. Stanotte dove dormo? Non ha l'albergo per stanotte? No, quando è così non posso lasciarla partire. Ma non vorrei disturbare. No, lei rimane con noi, glielo ordino. Va bene, avete vinto, resto. Ah, è vero. Tra poco si va a cena. Sì, Simonetta. Grazie. Simonetta. Cosa aveva la sua macchina? Niente, non aveva niente. Il dottor Rossi è nostro ospite. Saremo in cinque a tavola. Ah, che bella sorpresa. Abbiamo anche una graziosa femme de chambre. Buonasera. Dottor Rossi. Quale camera possiamo dare al dottor Rossi? L'appartamento dell'imperatore. Ah, certo, regna. È un onore. Prego. No, questa la porto io, non si disturbi. E venga su a rinfrescarsi. Sì. Con permesso, mi dispiace, loro sono tutti in frac e io non ho nulla per cambiarmi. Ma che non prevedevo di cenare venga, in Svizzera. Dottor Rossi. Sì, vengo, signor Conte. Mi scusino, eh. E non prevedevo neppure di dormire nell'appartamento di un imperatore. Avete avuto anche un imperatore in famiglia. Attento, c'è uno scalino rotto. Sì, l'ho visto. L'imperatore Napoleone. È curioso personaggio. Sono certo che stasera ci divertiremo. Speriamo che si diverta anche lui. L'imperatore Napoleone è stato ospite in questo castello. Napoleone? E non solo lui. Nel castello ha dormito anche il Barbarossa. Con le sette mogli? No, quello dottore era Barba Blu, l'imperatore Federico. Il Barbarossa, sconfitto a Legnano dalla Lega Lombarda. Si ricorda? Ah, sta Federico Imperatore in Como! Quando ecco un messaggero entra in Milano! Sì, venga. Ecco, si accomodi, dottore. Se proprio desidera cambiarsi... Ah, bene. Non c'è che da scegliere. Urca! Sembra il guardaroba della scala. Tutti i suoi, signor Conte. Sono a sua disposizione. Ma che mi metti, il frac pure io? Come vuole, ma ci sono anche altri abiti da sera. Ecco, no, vede... No, preferisco il frac. Ah. Lo sa che io non ho mai indossato un frac. Rosso, poi. È il frac del club della caccia. Ah, oppure bello. Questa giacca della caccia alla volpe. No, con le gote. Mi piace con le gote. Sì, questo allora. Come sto col frac, signorina? Fantastic. Che fa, se ne va? Dottore... Sì, no, dicevo... Ma che davvero mi mette il frac? Perché no? Signor Conte, ma Napoleone ha veramente dormito in questo letto? Sì, cinque notti nel 1809, prima della pace di Schönbrunn. Che segnò l'apogeo della potenza napoleonica, come lei ricorderà. Come no? Certo che era gagliardo Napoleone, aveva messo sotto tutti. Ma come ha fatto a dormire in questo letto? Così piccolo? Senza contare il fatto che il grande corso era più o meno alto così, un metro e mezzo circa, tutti i potenti, tutti gli aristocratici, fino al secolo scorso, dormivano seduti. No, e perché? Credevano che il sangue circolasse meglio. Sì. Che facesse bene alla pelle. Solamente i poveri dormivano sdraiati. Già, è vero. E infatti i poveri hanno la pelle brutta. Vedrà, dottore, ci starà benissimo. L'ultimo che ci ha dormito era un gigante di 2 metri. Un tedesco, un ex generale delle SS. Oh, ho sudato 4 camicie per salvargli la testa. Il nostro pubblico ministero aveva chiesto per lui la pena di morte. Ma perché? Voi condannate anche a morte? Finora sono sempre riuscito a evitare la pena capitale. È proprio la possibilità della pena di morte che rende il nostro gioco più emozionante. Abbiamo anche il boia. Lei lo ha conosciuto. Il mio servitore muto, Pilé. Pilé? Un boia? È perfetto, c'ha proprio la faccia da boia. È un boia. Adesso è in pensione anche lui, ma ha fatto per ben 20 anni l'esecutore di giustizia al servizio dello Stato. Ma ha dato anche un passaggio. Abbiamo fatto il viaggio insieme in carretto, soli, io e lui. Bravi però, è così che bisogna giocare, seriamente. Come sto, signor Conte? Perfetto. Sì? Ma non è un po' lungo di maniche? Perfetto. Perfetto. Ah, scusi, signor Conte. Eh? Dove potrei mettere questa? Che cos'è? Oh, sono milioni. 100. Frutto di una rapina? No, questo è il frutto del mio lavoro. Un albero che dà buoni frutti il suo. Venga, li metta qui. Ah, un forziere. È più sicuro che la cassaforte di una banca. Giù, l'importante per me è che stiano in Svizzera.
Siamo la banca del mondo. Parole sante. Ecco. Ah, c'è anche il segreto. Geniale. La trovo al buco. Là. No, dopo di lei. Prego. Grazie. Sì, l'ho visto. Pouilly Fumé del 61, un vino delicato e nervoso. Oh no, ancora! E che piatti! È una meraviglia! Che pesce è? Trota, gigante dell'anis. Grazie. Dottor Rossi, ci può dire come mai la sua macchina si è fermata sul ponticello dell'anis? Già, effettivamente è stata una panne misteriosa. Con me la macchina non partiva, i meccanici hanno detto che era tutto a posto. Non alludevo alla panne. Come mai percorreva una strada che non porta in nessun luogo tranne qui? Non è obbligato a rispondere. No, e perché? Invece voglio rispondere francamente. Seguivo una donna. Una donna? Bella? Bellissima. Così lei, seguendo una donna, ha avuto una panne. Le è successo altre volte. Di seguire una donna? Oh, 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 oh. La mia sarebbe stata una domanda sciocca, visto il modo in cui lei sta guardando la nostra graziosa Simonetta. Dottor Rossi, confessi che l'unica ragione che l'ha convinta a rimanere qui con noi è stata l'apparizione della signorina. Confessare mai. Tutt'al più potremmo ammettere che è stata una causa concomitante. Ebbene sì, confesso. Bravo. Però anche voi dovete confessare. Dite la verità, voi questa sera mi avete invitato a cena soltanto per avere qualcuno con cui giocare al processo. Non solo. Ma sì, confessiamolo. Vero, procuratore? Sì, perché voi italiani siete imputati ideali. Sgusciate fra gli articoli del codice come anguille. E di quale reato mi accusereste, per esempio? Questo ce lo deve dire lei. Ah, beh, ma allora in questo caso, signor Presidente, la mia vita è un libro aperto. Un reato si trova sempre. Chi di noi non ha almeno un cadavere in cantina? Beh, a meno che voi non consideriate un reato portare i propri risparmi al sicuro. È un reato? Per noi no, anzi, la Svizzera prospera grazie agli esportatori clandestini di capitali come lei. Dottor Rossi. Sì? Ci parli un po' delle sue origini, della sua famiglia. Beh, io sono di origini molto modeste. Mio padre faceva il muratore, era anche molto bravo, ma lo cacciavano sempre da tutti i posti, dovunque andava. Faceva il socialista, il comunista, che ne so. E naturalmente i fascisti lo picchiavano sempre. Lei ha detto naturalmente. Sì. Dobbiamo quindi ritenere che lei trovasse naturale che i fascisti picchiassero suo padre? No. Ma come andavano loro? Era proibito pensarla diversamente. Oh, lei è dunque un conformista? No. Io sono per l'ordine, per la legalità. Spero che il pubblico ministero non troverà da ridire anche su questo. Anzi, è un punto a favore del suo ben pensante cliente. Continui, continui, dottor Rossi. E che continuo? Mia madre, povera donna, che doveva fare? Sempre a combattere con la miseria. Aveva soltanto me e io purtroppo, finite le elementari, mi sono dovuto mettere a lavorare. Lei dice, dottore, che ha fatto solo le elementari. Ma allora, come ha potuto prendere la laurea e diventare dottore? Non sono dottore. Mi chiamano dottore. È un'abitudine italiana. E soprattutto romana. Da noi, vedete, signore, signor Rossi, non suona bene. Invece, dottor Rossi... Suonerà meglio, ma usurpazione di titolo è reato, signor Rossi. Ah, sì? E allora deve andare in galera mezza Italia. Scusate. Dobbiamo però riconoscere che il mio cliente, benché privo di istruzione superiore, ha saputo farsi strada nella vita. Ah sì? Questo sì. Io vengo dalla gavetta. Signori, fino a pochi anni fa io ero un piccolo piazzista, un rappresentante che girava con il campionario da un paesetto all'altro. Dormivo nelle stazioni, col freddo, senza cappotto, non si vedeva mai una lira. Che è una lira? Potete immaginare che tempi e che fame. Oh! Una sera io e un mio amico, un certo Gustarello, ci siamo mangiati una scodella così di grandine
Di grandine? Grandine, grandine, chicchi di grandine, proprio a grandine. Ammirevole. Noi apprezziamo la sua sincerità. Lei prende nota, vero, cancelliere? Di tutto, signor Presidente, di tutto. Prende nota? Oggi però lei ha un'automobile che io non mi intendo, ma costerà parecchi milioni. Per carità, è stata una pazzia, non ne parliamo? No, perché parliamo? Beh, devo confessare. Ma non è possibile, lei ha la mania di confessare. No, volevo dire che fino a un anno fa io viaggiavo in 600, beh, voi non immaginate la differenza che c'è se uno va a trattare un affare e arriva con un bel macchinone di prestigio. E la gente capisce subito che sei qualcuno, che non sei Cascini, come si dice a Roma. E certo, sono tutte spese, poi c'è la villa, la famiglia. Forse loro non sanno cosa costa oggi in Italia una famiglia. Eh? Loro sono sposati? No. No, siamo vedovi. Eccetto il pubblico ministero, che è scapolo. Davvero? Scapolo. E per questo ha una fiducia così cieca nella logica, perché non è mai vissuto con una donna. Ecco, ho qui per caso qualche istantanea. Se vogliono vedere, questi sono i miei gioielli. E quella è la titolare della gioielleria, mia moglie. Oh, bella donna. Sì, si difende, non è più una ragazzina. Quello in motocicletta è mio figlio, non si lasciano ingannare dai capelli, è un maschio, Quella al volante dello Spider è mia figlia. E quelle sono le gemelline, Perla e Giada, le più piccole. Non hanno nessun mezzo di locomozione? C'hanno il motorino. Ho colto la sua ironia, signor pubblico ministero. Sì, è vero, io non so negare niente alla mia famiglia, visto che posso permettermelo da quando ho la rappresentanza delle Festion. Dottor Rossi, c'è il suo ufficio di Milano al telefono. Oh, finalmente, ma a quest'ora non ci sarà più nessuno. Sì, sì, ha risposto la sua segretaria. Mi scusi, no? No, di questa parte. Dove? Di qua. Sì. Voi là, dentro la credenza. Hallo? Ja? Tante Grete, stell bitte den Anruf aus Mailand nach Milano. Mailand? Un attimo. Bitte schön. Pronto. Voi là, Ravinsa, ma cosa fa lei ancora in ufficio? Oh, no, non è mica rimprovero, anzi, dicevo per lei. Ho chiesto la comunicazione 2 ore fa e da qui non c'è altra selezione. Sono ancora qui in Svizzera. L'appuntamento in banca è rimandato a domattina alle 9. Novità? Hanno voluto la busta, Gustarello. È meglio così. Chi rifiuta 10.000 lire vuol dire che non ha bisogno. E lei non si preoccupi. Senta, Ravizza, vi faccio un favore. Telefoni al Grand Hotel di Rimini. Dica a mia moglie di chiamarmi a questo numero. Scusi, Presidente, che numero ha il castello? 004231 il prefisso. Oh, com'è? 25555. Sì, 45. Ravizza, andiamo. Ma che è difficile? Senta, Ravizza, ascolti, mi faccio un altro favore. Guardi sulla rubrica gli appuntamenti per domani mattina, perché io ormai prima di mezzogiorno non potrò essere in ufficio. Ah, già, povero papà. Povero papà. Sì, oggi era il suo giorno di uscita, me ne sono completamente dimenticato. E va bene, andrò a trovarlo quest'altra settimana, me lo ricordi? E se glielo dico non ci crede. Sono in un castello, in frac rosso, con 4 gentiluomini, magistrati in pensione. Ecco, vedi, Anna Maria, tu non mi credi mai. E va bene. Ciao, a domani, Anna Maria, ciao, bacini. Guai se non avessi la mia Ravizza. Oh, scusi. È una perla, brava, bella, buona, fedele. È lei che mi riferisce ogni sera tutto quello che dicono e che fanno i miei impiegati, i miei autisti, i magazzinieri, i facchini, anzi quello che non fanno. Sapessero che lavativi, buoni solo a pretendere e a scioperare. I calici. Non beremo mica un altro vino. Sono già 6 qualità di vini che ci facciamo. Io non sono abituato a mischiare. Per caso non è un vino italiano? Bravo! È italiano? Sì, l'ho fatta scappare in suo onore. Grazie, signor Conte. Brunello di Montalcino, riserva Biondi Santi. Brunello di Montalcino, ne ho sentito parlare, ma non l'ho mai bevuto. Roba di 5 o 6 mila lire a bottiglia, eh? Anche 200.000. No, e che? È del 1936. Oh, avvocato, lei ci vizia troppo. No, sono delle vecchie bottiglie del mio povero papà. Una delle ultime, purtroppo. Tutte le buone vecchie cose di un tempo svaniscono. Ah, allora è lei il conservatore? Al contrario. Il conservatore rimpiange solo le cose peggiori del passato. Oh, rognoni alla bordolese. La zia li ha fatti proprio per lei, Presidente. Ma torniamo al nostro imputato. Dove eravamo rimasti?
Io non so negare niente alla famiglia, visto che posso permettermelo da quando ho la rappresentanza delle Festium. Ma il nostro cancelliere, oltre allo stomaco, ha anche una memoria di ferro. Bravo. E come ho ottenuto la rappresentanza? Con la sua abilità, con il suo ingegno, per diritto, per anzianità? Come? Faccia attenzione. È una domanda insidiosa. No, io non ho nulla da nascondere. Certo, non è stato facile. Se il commendator Ferrati non se ne fosse andato... E chi è questo commendator Ferrati? Il mio ex principale. E perché se n'è andato? Perché? Perché un giorno o l'altro tocca a tutti, eh? Oh, ma intende dire che è morto? Sì, è morto l'anno scorso. Bene, benissimo! Signori, abbiamo trovato un morto! Magnifico! Beviamo la sua salute! Evviva! Ha visto che anche lei aveva il suo bravo catafere in cantina. Questa beviamo, sì, signori! Pista. Cin cin! Non alla salute del Rossi, morto! Sono io al suo fianco. Salute! Ah, il fagiano, bene! Io credevo che avessimo finito. Finito? Si comincia ora. Quanti anni aveva? Chi, scusi? Il commendator Ferrati. Ah, 52, 53 anni. Ah. Sì. Giovanissimo. Così lei ha ereditato dal Ferrati la rappresentanza delle Festium. Sì, fosse dipeso da lui avrebbe lasciato le feste a tutti, meno che a me. Altro che ereditato. Perché c'era dunque tanta ostilità fra il defunto e lei? Signor Presidente, mi oppongo. Opposizione accolta. Che l'accusa formuli diversamente la sua domanda. Non c'era molta simpatia fra voi due? Simpatia? Ma quello non ne aveva per nessuno. Solo che io, prevedendo che lui presto o tardi se ne sarebbe andato, mi lavoravo agli americani delle feste da un pezzo. Loro conoscono gli americani? Io sì, dal 44. Allora io mi arrangiavo a fare un po' di borsa nera, sigarette, whisky, donne, so come i ragazzini. Perciò, quando arrivava a Milano Mr. Johnson delle Festio, o Mr. Mulligan, o il boss in persona, Mr. Gardner, io gli combinavo delle seratine un po' movimentate. Sì, insomma, io gli facevo trovare il letto caldo, ecco come si dice. Modestamente conosco tutte le più belle squillarelle di Milano, io... Ah! Pensino che Mr. Mulligan voleva divorziare dalla moglie per una certa Brigitte Dualde Cremona. Nata lucidona, era. Ed ecco perché, morto Ferrati, a chi è passata le Festio? A Mr. Rossi. Lidio Gott, hanno afferrato la situazione? Mai! Mai in tutta la mia lunga carriera mi è capitato un cliente che abbia fatto con tanta tranquillità dichiarazioni così compromettenti. Ma perché? Che ho detto? Ho solo spiegato come ho ottenuto la rappresentanza, che mi sono compromesso. Signor Conte, il corno del diavolo è pronto. Il corno del diavolo? E che? Non sai che è così? No. Venga con me. Dove? Scusate, ma il mio avvocato mi ha detto di andare. Venga. Sì, venga, avvocato. Sei arrabbiato. Oh, lei non doveva permettere alla Brunetier di appartarsi con l'imputato. Arrivati a questo punto... Non mi sembra abbia importanza. È questo il corno del diavolo? Si rende lei conto che grazie al suo vaniloquio siamo sulla strada buona per perdere clamorosamente il nostro processo? Ma perché, avvocato, scusi, che avrei detto di così terribile? Tutto. Lei a tavola ha evocato un morto, la cui morte è stata la sua fortuna. Ma allora dovevo mentire. No, ma neppure abbandonarsi così voluttuosamente alla sua vocazione al suicidio. Lei ha detto, prevedendo che presto o tardi se ne sarebbe andato? Aveva soltanto 52 anni. Come faceva a prevederlo? Ah, già. Speriamo che non lo abbiano rilevato. No, 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 non se ne sono accorti. Stia tranquillo, avvocato, non hanno sentito. Speriamo. E come se non bastasse... Lei ha cercato in tutti i modi di presentarsi come un proseneta. Che vuol dire? Che è proseneta? Come se tu... Un ruffiano. Un mezzano. Senta, avvocato, lei sta esagerando, potrei anche offendermi. Ma scusi, lei mi dice ruffiano. Soltanto perché io ho raccontato di aver fatto passare qualche ora in allegria degli ospiti americani. Ma mi faccia il piacere, ma in che mondo vive lei? E poi, scusi, invece di difendere... È esattamente quello che cerco di fare. Ma lei non segue i miei consigli. Lei parla, parla, come viene, viene. D'ora in poi non parli avant verrà. No.
Anzi, non parli affatto, si rifiuti di rispondere. Avvocato, le prometto che da questo momento in poi non mi caveranno di bocca neanche una parola. Oh, ma questi fanno sul serio, mi hanno messo sotto il torchio. T'hanno mai processato a te? A me no. No? Beruhigen Sie sich, Herr Rossi. Sie sind in guten Händen. Che figlio mio, niente capisco, che dice? La zia dice di non preoccuparsi, è in buone mani. Sì. Il signor Conte è riuscito anche a far assolvere uno che aveva ammazzato il padre. Eh già, ma è questo che mi preoccupa. Venga, Rossi. I grandi avvocati sono bravissimi quando si tratta di far assolvere i delinquenti. Poi invece fanno condannare gli innocenti. Ma lei è proprio un innocente? Perché? Non si vede. No. Chateau Aubryon del 52. Ah, Cristo, coste date. Un vino robusto e vivace, dall'aroma classico, dal profumo composto. Un sapore di danza, sì. La leggenda vuole che San Vincenzo, dopo aver assaggiato il vino della missione, restò talmente conquistato che dimenticò addirittura di tornare in paradiso. La punizione divina lo raggiunse e lo trasformò in una statua di pietra che si può ancora ammirare nel cortile del castello di Brion. Signor Rossi, immagino che il suo avvocato le avrà suggerito una nuova tattica di difesa. No, mi rifiuto di rispondere. Meglio tardi che mai. Eccole, le pernici, stavo in pensiero. Sono frullate, eh? Senta, signor Rossi. Dica. Ci racconti un po' come ha ucciso il commendator Ferrati. Wer ist heute Abend im Schloss? Ich glaube, ein Italiener. Come ha ucciso il commendator Ferrati? Wie haben Sie ihn? Come ha ucciso il commendator Ferrati? Come ha ucciso il commendator Ferrati? Come ha ucciso il commendator Ferrati? Io avrei ucciso il commendator Ferrati. Lei ha detto esattamente che cosa? Che cosa? Fosse ripreso da lui, avrebbe lasciato le festone a tutti, meno che a me. Ma io, prevedendo che il commendator Ferrati presto o tardi se ne sarebbe andato, mi lavoravo gli americani da un pezzo. Ecco, come faceva a prevedere la morte di un uomo di 50 anni? E come facevo? Il commendator Ferrati soffriva di cuore, aveva già avuto un infarto. La sua vita era sospesa a un filo. Naturalmente lo teneva nascosto. Anche a lei? A me, a tutti. E allora lei come l'ha saputo? Da chi? Beh, l'ho saputo da sua moglie. Lei doveva intrattenere rapporti assai intimi con la signora Ferrati perché le confidasse un segreto così celosamente custodito. Beh, in effetti, devo dire che... Dica. Devo dire che qualcosa c'è stato fra me e la signora Franca. Ed ecco che ce ne siamo. Ma insomma, per favore, si controlli. No, perché il commendator Ferrati, con la scusa che aveva l'infarto, trascurava la moglie. Che? Così ha provveduto lei, giovane con un cuore di bronzo, a consolare la trascurata. Però un bel giorno il commendator Ferrati è venuto a sapere che la moglie lo tradiva con il suo robusto dipendente. Ma il punto da chiarire è come il commendator Ferrati ha scoperto la sua tresca con la bella infedele. E l'ha scoperta... L'imputato ha detto tra me e la signora c'era stato qualcosa. La parola tresca è inaccettabile. Sì. Cancelli la parola tresca dal verbale. Voilà. Bene. Ha detto cancelli, non la cancella. Ah, allora niente tresca. Love story, va bene. Sì, va bene. Allora, il marito come se n'è accorto? Da chi l'ha saputo? È stata una brutta faccenda. Preferirei non raccontarla, se allora non dispiace. E allora non la racconto. No, non la racconto. Stia tranquillo, non dico niente. Come vuoi. No. Peccato però, lei così ci autorizza a immaginare una faccenda ancora più brutta di quanto forse non sia stata in realtà. Ma no, forse è meglio che la racconti, io
Non vorrei che loro pensassero male di me. Dunque, io ho commesso una grave colpa. Una grave colpa? Sì. Dica. Ecco. Signor Presidente, noi chiediamo i termini di difesa. Oh. Ma non si può. Che sono? Nei processi per direttissima la difesa può chiedere l'aggiornamento del dibattito per studiarsi gli atti. Ah, allora qui non si finisce più di magna. Il deputato stava per confessare. L'accusa non ha alcun contenuto di fatto. E lei lo sa. Disponiamo di elementi di fatto già accertati, egregio avvocato. E quale sarebbe la causa delinquere? La dinamica criminale è chiarissima. L'imputato agì a scopo omicida e per sete di successo. Il successo non è necessariamente incriminabile. Ma quasi sempre perseguito a danno di altri e dolosamente, con dolo. Signori, siamo qui proprio per valutare l'intensità di dolo. Volus malus. No. Dolus levis. Dolus incertus. Frustra probatur quod probatum non relevat, dolus malus. Come va? Nec ultra crepidas. Stiamo discutendo, eh? La risoluzione criminosa del Rossi affonda le radici nella sua paleopsiche. L'imputato, per sua stessa confessione, fin da bambino, prova una sorta di rancore per il padre muratore disoccupato. Ed eccoci approdati alla psicologia del profondo. Signor Presidente, siamo fottuti. Ma quel rancore provoca in lui un sentimento inconscio di colpa che spingerà il soggetto figlio a delinquere, trasferendo la figura del padre disoccupato in quella del ricco commendator Ferrati allo scopo di venire punito. Fine del secondo atto. Assisteremo nel terzo all'accoppiamento con la madre. Sempre tanto di cappello a Freud e Adler, non lo dimentichi, avvocato. Signor Presidente, mi inchino, mi scappello, mi prosterno. Basta con pagliacciate. La corte è stanca delle sue buffonerie deliranti, avvocato. La corte è sfinita dai suoi apoftegmi. Ineffabile pubblico ministero. Si tratta di prove provate, anche se sfuggono al suo occhio miope. Sono prove prostituite dalle sue indegne manipolazioni. Si vergogni! Lei è un fanatico collezionista di colpi bassi. E lei è il maldestro ortopedico di un'accusa sciancata. Lei è un esaltato alcolico! Il vino avrà modificato la sua sfera intellettuale. E lei è pesantemente annebbiato dalle orge ventricolari. Dialetticamente asessuato. Gulliver dell'abbaglio. Nana del pensiero. Trombone. Droghiere. Ordine, signori, allora. Eminente pubblico ministero, valoroso avvocato, li richiama al rispetto di questa corte e al rispetto di loro stessi. Mi scusi, signor Rossi, è la vecchia passione professionale. No, perché... Si sono accapigliati così nelle stesse aule per 30 anni. Prima di riprendere il dibattito, chiedo alla corte il permesso di appartarmi brevemente con il mio cliente. Ma lo ha già fatto pochi minuti fa, avvocato. Non glielo concedo. La seduta è riaperta. Mi scusi, signor Presidente, ma sono costretto a insistere. Nuovi elementi sono emersi nel corso del civile scambio di opinioni avuto con la pubblica accusa. Va bene. Le concedo un breve colloquio. Si accomodi. Venga con me. Sì. Vengo. Scusino, eh. Ah, arriva altra roba. Che? Bello. Signor Conte, ma c'è il cacio che deve bere, se ne andiamo. Venga, signor Rossi, è venuto il momento di parlare seriosamente. Ah, una boccata d'aria fresca ci voleva proprio. Senta, avvocato, ma voi mangiate e bevete tutte le sere così? Il pubblico ministero ha scoperto le sue batterie. Lo ha sentito, si è lasciato sfuggire le parole a scopo omicida, il che significa omicidio premeditato. Proprio così. Gente ingaiando il pubblico ministero quel faccione. Arrivati a questo punto, sì. Dobbiamo cambiare tattica. Ecco, cambiamo tattica, ma non cambiamo più i vini, perché io non gliela faccio più, avvocato. Io non sono abituato. Però ogni speranza non è perduta. Lei stava per confessare una grave colpa. Beh. Ma io, per fortuna, l'ho interrotto.
E mi interrompe sempre. Oh, lo deve dire a me. Che? A me solo. Ma che? Allontaniamoci, qui ci possono sentire. Ah, pure Scalemo. Mi dica, come ha ucciso il commendator Ferrati? Come? Sia sincero, avvocato. Ma qua la droga, siamo sicuri che era fresca? Ma certo, l'ho pescata io personalmente! Vabbè, vabbè. Oh, non divaghi. No, no, cerchi no. Di concentrarsi. È un gioco bellissimo. Sì. Risponda alla mia domanda. Come ha ucciso? Oh. Il Ferrati. Una colluttazione. Lui soffriva di cuore. Lei, certo, non poteva prevedere l'effetto letale. Potremmo sostenere l'omicidio preterintenzionale oppure... Ma che sto facendo? A Milano lo voglio rifare sto gioco. Con l'avvocato De Pascale e il giudice Cerioni. La Ravizza cancelliere e io faccio il presidente, faccio. Mando in galera tutti. Tutti li sbatto dentro. Amici, colleghi, così imparano a fare i stronzi. Ha detto che non era abituato a bere. Perché ha bevuto tanto? Conte, io le brutte abitudini le prendo subito. Comunque colgo l'occasione per dirle che io ho tanta fiducia in lei, avvocato. Allora, così avanti, fuori questa confessione. Come ha ucciso il commendator Ferrati? Bello. Se avessi avuto un padre come lei, un padre conte, con la barbetta e il frac rosso... Come lo ha ucciso? Avvocato, le ripeto che della morte di quel birbaccione non so niente. Rossi! Eh? A me deve confessare. Come lo ha ucciso? Avvocato, ma lei lo vuol capire sì o no che io non ho ammazzato nessuno? Ma che confesso? Che? Ma insomma... Capirai. Peggio per lei. Venga. No, no, no. Vada avanti lei. Mi scusi con la corte, ma io mi voglio concentrare ancora un momento. Dice l'ha pescata lui, però mica l'ha detto quando. Signor Rossi! Signor Alfredo Rossi, ma dove... Oh! Ma cosa fa? E che faccio? Sto... Non lo vede che faccio? Ah. Venga, aspettano lei. No, 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 se è per continuare a mangiare, mangiate pure voi, io non vengo più, eh. Ma no, la cena è finita. Venga, l'aspettano in biblioteca. Sì, e vengo subito. Faccia presto. Sì. Su, venga. E questi ci hanno pure fretta. Signori, la corte. Hola! Bellissimi, anche in toga vi siete messi. Adesso sì che è un vero tribunale. L'udienza è riaperta. Si alzi. Che? Ah, la corte. Grazie. Un caffettino con la panna. Agli scofi. Mi farà bene? Si siede. Mi siedo. Prima di dare inizio alle requisitorie, i signori magistrati e avvocati hanno altre domande da porre all'imputato? L'imputato, prima dell'interruzione, stava per confessare una colpa grave. Ovviamente dopo il colloquio con il suo avvocato si guarderà bene dal farlo. No, no, che mi guardo bene, anzi, proprio il mio avvocato mi ha detto e ridetto di confessare, vero? A me doveva confessare, non la corte, disgraziato. Vabbè, uguale. Avvocato, si controlla. C'è papà Sil. L'imputato mantenga un contegno corretto. Si astenga dal ridere. Scusi, signor Presidente, io non volevo e che mi viene un po' da ridere perché... Si alzi. La colpa è mia, eh? Ah, mi devo alzare. Oh, scusate, io ho detto commesso una grave colpa, ma nel mondo degli affari è un fatto di normale amministrazione. Quando è morto il commendator Ferrati e io sono diventato presidente, ho dovuto fare, come si dice, un po' di pulizia alle feste, vero? Per primo. Ho sbattuto fuori il tirapiedi del commendatore, un certo Tello Lenzini, uno spione che riferiva tutto al vecchio. E poi mi sono liberato della signora Ferrati. Lei faceva parte del consiglio di amministrazione, ma io l'ho messa in minoranza e lei se n'è andata. Oh, intendiamoci, era una donna in gamba, ma... Ma dopo quello che c'era stato tra noi, non potevo continuare a tenerla. Non era bello, anche per un riguardo alla memoria del povero commendatore. Ecco, ho confessato. Questa è la mia colpa. Se è grave o no, giudicate voi. Grazie, Rossi! E di che? Non ho altre domande da rivolgere all'imputato. La difesa? Nessuna. Meno domande si fanno al mio cliente e meglio è per lui. La parola alla pubblica accusa per la requisitoria.
Eccellenze della corte, mi sia consentito di iniziare questa requisitoria con un brindisi. Quando io ho domandato all'imputato come mai percorreva una strada che porta soltanto a questo vecchio castello, egli ha risposto: seguivo una donna. Ebbene, signori, io brindo a questa bella sconosciuta che ci ha permesso di scoprire un delitto premeditato con tanta raffinatezza che non c'è da meravigliarsi sia sfuggito alla giustizia del suo paese. E come sono arrivato alla convinzione che Rossi è un assassino? Il primo presentimento mi è stato ispirato dalla singolare circostanza per cui un semplice viaggiatore di commercio in poco più di un anno balza da una vecchia utilitaria al volante di una oltraggiosa Maserati. Un vero e fondato sospetto si concretizzò quando seppi di quale malattia era morto il suo ex principale, infarto cardiaco. Ma solo quando il nostro campione di salto in alto, il nostro geniale Alfredo Rossi, ci ha svelato che era stata la signora Ferrati a confidargli che il marito soffriva di cuore, solo allora il nucleo criminogeno mi apparve in tutta la sua folgorante evidenza. Ma ripercorriamo insieme le tappe della diabolica strategia di Alfredo R. Prima tappa: assicurarsi simpatia e gratitudine dei boss delle Festion. In che modo? Noleggiando prostitute che lui presentava agli americani come ragazze di famiglia sensibili al fascino statunitense. Forse procurava anche delle minorenni, forse dei travestiti. Ma quali travestiti? Sì, anche dei travestiti. No, frugi mai. Seconda tappa, sedurre la moglie del suo principale. Non è difficile, il nostro caro Alfredo ci sa fare con le donne fin da quando era piazzista. È sempre stato un aitante conquistatore, perché essere modesti? Ma sì, ed ecco che un giorno la signora Ferrati è sola in casa. Il bello Alfredo le compare davanti con il passo agile del seduttore. La donna è giovane, ancora bella, il suo corpo nudo sotto la vestaglia di Hephaestion vibra di desideri non più soddisfatti dal marito invalido. Con arte sottile e sapiente, non per nulla siamo nel paese di Casanova e di Cagliostro, Alfredo riesce a conquistare la confidenza della donna e con la confidenza l'amore. La signora Ferrati cede ad Alfredo, si abbandona nelle sue braccia robuste, unica eredità lasciatagli dal padre muratore. Terza e ultima tappa, quella in cui il genio criminale di Alfredo attinge le vette del sublime, sceglie tra i colleghi delle Festion quello che lo odia e detesta di più, quell'Otello Lenzini, spia, confidente del commendatore, e Alfredo va a vantarsi proprio con lui della sua relazione con la moglie del principale. Come previsto, Lenzini, il Giuda, si precipita a tradirlo. Il giorno stesso il commendatore viene a sapere che nel suo letto un suo dipendente fa conversazione con sua moglie. Ferrati si precipita a casa, scopre i due amanti. Alfredo stava aspettando quell'irruzione, infatti il cuore del povero commendatore non supera la prova, il crollo, il filo si è spezzato. Un mese dopo, Mister Rossi siede nella poltrona di presidente delle Festion. L'amante non amate, il piccolo Iago, vengono messi alla porta per sempre. Figuriamoci. Eccellenze della corte, noi ci troviamo di fronte a un omicidio meditato e attuato con tale rigore psicologico da meritare ammirazione, rispetto, stupore.
Grazie, troppo buono, grazie. Eccellenze della corte, per Alfredo Rossi, un uomo che ha perseguito e raggiunto tutte le mete che l'ambizione gli aveva additato. Un uomo che a buon diritto può essere considerato uno dei più straordinari criminali del secolo. Per Alfredo Rossi, chiedo il... il massimo della pena. Bravo! Fantastico, favoloso. Ma lei, pubblico ministero, ha fatto un ritratto di me mirabile. Ma sa che io vedevo le sue parole. Ho visto tutte le immagini che lei ha descritto. Permette che le stringa la mano, pubblico ministero. Bravo. Ordine, ordine. L'imputato torni subito al suo posto. Con questo principe senz'altro, presidente. Sono cazzi suoi adesso. Aspetti, non lo so, ma lui è proprio forte. Bravo. Bravo, scusi, presidente. La parola alla difesa. È la prima volta da quando ho indossato la toga che mi è capitato. E mo, se n'è andata la luce. Ah, oilà, bello. E che è, il divino amore questo? È la torta della giustizia. Ah, un dolce. Mi pareva che mancava il dolce. Mai vista la giustizia in mani migliori. Non si può dire che la nostra giustizia non sia illuminata. La parola alla difesa. È la prima volta, signori, da quando ho indossato questa toga, che mi è capitato di vedere un imputato applaudire la requisitoria di un pubblico ministero che ha chiesto per lui la massima pena. E perché lo ha fatto? Per ironia? No. Per piaggeria? No. Per accaparrarsi la benevolenza della corte? No. E allora perché lo ha fatto? E perché? Perché bravo, è bravo! L'imputato ha applaudito, ha gridato il suo compiacimento, perché il pubblico ministero lo ha dipinto a tinte fosche, non c'è dubbio, ma nel contesto di un affresco nel quale il Rossi si stagliava come un eroe. Grazie ancora. Ma quale eroe? Il nostro Alfredo è tutto meno che un eroe. Alfredo Rossi, signori, non ha la statura del protagonista. Egli è solo una comparsa. Un mediocre, scialbo personaggio ai margini di una vicenda troppo grande per lui. Dalle parole del mago dell'accusa è saltato fuori un assassino, come dal cilindro del prestigiatore salta fuori un coniglio. L'imputato aveva detto c'era stato qualcosa tra me e la signora Ferrati. Ma cosa volete che ci sia stato? In quest'aula ho sentito i nomi di Casanova, di Cagliostro. E si è parlato di passo agile del seduttore. Sono parole dell'ardimentoso pubblico ministero. No. Il nostro avrà sì tentato qualche coup avance con la signora, ma ricordiamoci chi è l'uomo. Un piazzista abituato alle squallide avventure con le cameriere delle pensioni di provincia. La signora Ferrati lo ha scacciato come un lacchè, neanche offesa, divertita. Infatti il Rossi, appena diventato presidente delle Festion, manda via la signora Ferrati. E con lei l'ex segretario del commendatore, quell'odiato Otello Lenzini. E perché? Per vendetta. Perché aveva scoperto che la signora Ferrati e il Lenzini erano amanti. Ferrati viene a sapere che sua moglie lo tradisce e ci resta secco. Concordiamo con l'accusa. Solo che è stato Alfredo a svelargli la tresca, nella speranza di prendere il posto di Otello Lenzini. Se non nel letto della signora Ferrati, almeno nel cuore del suo principale. Ma quel cuore, ahimè, era sospeso a un filo. E questo Alfredo, incapace di grandi virtù, ma incapace di grandi colpe, non lo aveva previsto. Tutto qui. Nessun disegno criminoso, nessun crimine, nessun criminale. Alfredo Rossi, signori, è un piccolo uomo, digiuno di lettere e di arte, provvisto di un insufficiente patrimonio morale, piccolo borghese, infantilmente fiero dei costosi giocattoli, le donne, le automobili, la villa che finalmente possiede. Alfredo Rossi, signori, non è che un ameno villeggiante sulle spiagge della vita. Ma vogliamo condannarlo per questo? Al mio difeso, che tanto ha apprezzato le ignominiose lodi tributategli dalla accusa e che chissà per quali intimi rimorsi sembra così ansioso di pagare chissà quali colpe,
Vorrei solo ricordare una frase di Demostene. A una cortigiana che chiedeva 1000 dracme per concedergli i suoi favori, egli disse: non pago così caro un rimorso. È tutto. Eccellenze della corte, chiedo che Alfredo Rossi sia prosciolto con formula piena. Signor Presidente, la difesa ha concluso. La difesa? Ha terminato. Ah, sì, certo, ha terminato, bene. L'imputato ha qualcosa da aggiungere in sua difesa prima che la Corte si ritiri per deliberare? Certo che ho qualcosa da aggiungere, signor Presidente. Aggiungo sì, e vorrei vedere, dopo tutto quello che si è detto di me. Grazie. Prima di tutto devo dichiarare che l'arringa della difesa mi ha deluso profondamente. E se lo sapevo, io mi sarei scelto un altro difensore. Scusi, Conte, ma l'accusatore sembrava lei, me ne ha detti di tutti i colori. Mi ha avvilito, umiliato, sottovalutato, mi ha ricoperto di insulti. Va bene, io sarò digiuno di lettere e di psicologia, ma pure lei, scusi, di me non ha capito proprio niente. E invece devo dire che il pubblico ministero ha scavato, ha penetrato proprio l'essenza della mia personalità, m'ha acchiappato. Per la prima volta, signori, nella mia vita io mi sono sentito capito e apprezzato. La sua requisitoria, caro pubblico ministero, per me è stata una rivelazione. A parte qualche particolare che lei si è inventato, dica la verità, come quella dei travestiti, ma è stato miracoloso per tutto il resto. I fatti, signori, si sono svolti, sì, esattamente come ha detto lui. Che, ciao caro. E questa sera qui tra voi, mentre lui mi accusava, io ho avuto una folgorazione. Signori della corte, stasera ho capito che io ho commesso un omicidio. Un omicidio premeditato, con fredda consapevolezza. Per ambizione, per sete di successo. Sì, è vero, Conte la Brunetier. Io sarò un po' ignorante, purtroppo non ho frequentato tutte le vostre università. Ma al contrario di quel suo amico, come si chiamava? Temistocle? Demostene. Beh, che ho detto? Demostole, sì, insomma, quello che tirava sul prezzo, che non voleva dare i soldi alle puttane. Io invece voglio pagare. Perché mentre mi interrogavate, mentre voi indagavate nella mia vita, mentre a poco scoprivate il mio delitto e io lo scoprivo con voi, ebbene io mi sono sentito rinascere. Signori, signori della corte, avete qui di fronte a voi un uomo nuovo. Un uomo che ha sbagliato. Un uomo che ha ucciso, signori, ma che adesso vuole finalmente spiare. E accetterò con animo sereno qualunque condanna questo tribunale vorrà infliggermi. Anche la più dura. Signori della corte, condannatemi. 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 Condannato! Alfredo! Ma no, Alfredo, ma non faccia così! Signor Rossi! Signor Alfredo, ma era un gioco! Ma le cose sono veramente andate... Signor Rossi! Ma io non potevo immaginare... Lo dite bene? Come sono andato? Sono andato bene? Mi è venuta spontanea! È la prima volta che faccio una riga! Anche se, signorina! Vite scene! Avete visto? Senza esperienza legale, senza una laurea, vi ci ho fatto cascare tutti! Ho capito che non è difficile, basta buttarsi! Bravo! Se volete la rifaccio. No. No? Lascia stare. Come vuole. Basta così. Lei è un grande attore. Beh, un po' di immaginazione ha ci vuole. Naturale per il grazie a voi ho imitato le parole, i gesti, ordine. Le smorfie che fate. Per ordine. Sì, signor Presidente. Sì. La corte si ritira in camera di consiglio per deliberare. Motta, sentiamo, Motta. Il presidente non scherza. Ma che me fanno? Andò a noi due. In camera di consiglio. Beh, è un gioco fantastico. E io vi ringrazio infinitamente per questa bellissima serata. Trovami l'animus necandi, credo sia l'articolo... 575. Sì.
Poi vammi a prendere quel mio trattato su Erostrato e i crimini dell'ambizione. Condannino a morte, bisogna esaudire l'ultimo desiderio di un condannato, vero? E quale sarà il suo ultimo desiderio? Perché? Non lo indovina? Dimenticato io del nostro anniversario. Ma scusa, perché avrei detto alla Ravizza: telefoni a mia moglie Rimini e dica di chiamarmi a questo numero. Ma certo, Cocca, per farci gli auguri, no? Tanti auguri a me, tanti auguri a te, tanti auguri Silvana, tanto amore e felicità. Hai sentito, Cocca, tu che non mi credi mai? Hai riattaccato. Dove eravamo rimasti? Come mai non ha detto a sua moglie che stava qui al castello? Io? Quei quattro vecchi? E quando mi credeva? Lei non la conosce? Si vede però che sua moglie conosce lei. E tu non mi vuoi conoscere? Ci vediamo dopo. Chissà, se la condannassero a morte. Ah, allora potrei venire io da te. No, verrò io nella cella del condannato. Signori, la corte! E porca... Torni al suo posto. Eh? Vada, su. Sì. Ho lungamente ponderato nella solitudine della camera di consiglio e ho concluso che in quel mondo che Alfredo Rossi percorre sulla sua rombante macchina, la giustizia umana, che è sempre di piccola cilindrata, non lo avrebbe mai raggiunto, ma la sorte lo ha condotto in questo vecchio castello dove ha incontrato la giustizia, la vera giustizia, anche se in pensione. Mi dia. In nome del popolo, in nome di tutti i popoli, la corte del castello della Brintiere riconosce Alfredo Rossi colpevole e lo condanna alla pena di morte. La corte lo affida all'esecutore di giustizia perché provveda a sospendergli la vita separandogli la testa dal busto. Auguri! Evviva! Evviva!
Grazie. Auguri. Grazie. Grazie. Caro Alfredo. Abbiamo perso, al momento della sentenza ha avuto un po' paura. No, è stato un momento, il temporale. Lei è proprio bravo, presidente. Il mio accusatore. Andiamo alla salute del condannato morto. Coronamento della bella serata. Grazie. Tu puoi dire? Al mio avvocato. Al pubblico ministero. Rosi. Alla salute. Alla salute al nostro bellissimo giuoco. Che è riuscito soprattutto grazie a lei. Sembra che il cancelliere diventa portale. No, no, sono per lei, lei condannato. Veramente, un ultimo desiderio, io avrei una fede, avrei un momento, non ce lo scordiamo. Mi hanno condannato a morte, va bene, dico io. Ma il signor Conte ci ha fatto una grande figura di merda. Come padrone di casa io gli faccio tanto di cappello, buonasera. Ma come avvocato o uno fa il conte o fa l'avvocato. Eccola la Simonetta che mi prepara il letto. Bella! Che fai, te ne vai? Io aspetto fiducioso. Ogni promessa è un debito, ricordarsi, prego. Ma che fai, Pile, mi spogli? Lascia che faccio da per me. Tanto non possiamo neanche fare quattro chiacchiere perché sei muto. Anche lo zucchetto m'hai messo. Grazie mille, vai. Sei molto gentile, sei un boia gentile. Napoleone mio, che magnata stasera. Pensa che me l'ho messo a dieta, pomodoro e mozzarella, 600 calorie. Stasera 600 milioni. Dai, e come monto sul letto io? Via! C'ho poca in corsa, è meglio il marampico. Eccomi, arrivo! Oddio, dove vado? E questi? Di chi sono? Sono miei? A Napoleone, ma che è sto letto? Farà bene la pelle, ma è una gran fregnaccia. E so solo, pensa fra poco che saremo in due. Io e Simonetta. Eccomi pronto. Vieni pure, Simonetta. Nipote del carnefice. Vieni a soddisfare l'ultimo desiderio di un condannato a morte. Vieni, vieni. Vieni, Simonetta. A stroncarmi. Stracabocchia. Forse mi ha seguito? Sì. Vieni con me. In dove? Fichi da tu qui? No, Alfredo. Vieni con me. Io vengo. Ma chi le ha rivelato il mio nome? Dove mi conduce? Verso la luce? Che anche lei è ospite del castello?
La moto. Sali. Che andiamo in motocicletta? Per dentro casa? Dove? Dove mi porta? Piano! Sempre le cose, ma io non la capisco. Amici miei belli, mi stavate aspettando. Ma cos'è, una festa notturna? E che è questo? Il ceppo? Oddio, il patibolo! E che vuol dire tutto ciò? Ma che mi volete fare? Oh, ma che è sto gioco, questi robori di notte? Cancelliere, presidente, avvocato, pubblico ministero. Aveva detto che è un gioco, e ogni bel gioco dura poco. No, signor Rossi, non era un gioco. No! Non era un gioco. It's my catch me! It's my catch me! Signor Boia! It's my catch me! Grazie, grazie. Che fate? No! Perché mi strappate il collo? Che fate? No! Voglio un prete, voglio un prete, voglio un prete, voglio... Oh, e che? E no, su! Ma... Oh, ma che ho dormito per te? E che? Chi è? Ah. Buongiorno, signor Rossi. Ah, Simonetta. Ma che ore sono, cara? Le 7. Del mattino? Sì. Hai mai portato una tazzina di caffè? Questa è la colazione dell'imperatore. Sì. Napoleone, gli davi dentro la mattina, eh? Scusa, Simonetta, ma perché non sei venuta stanotte? Sono venuta, ma lei non c'era. Ma come non c'ero, scusa? Io stavo qui. T'ho aspettato. Forse mi sono appisolato o sono caduto dal letto. No, ho guardato, ma lei non c'era. E già, dove andavo? Che andavo in giro in camicia? Oddio. Il collo. Oh. Vaffanculo. Simonetta, cara, ti ho aspettato tutta la notte, sai. Aspetta, dove vai? Mi hai mancato di parola. Sapessi che sogni che ho fatto aspettando te. Dottor Rossi. Aspetta. Senti che ti devo dire una cosa, scusa. Se era rimasti d'accordo mentre parlavamo che tu venivi da me, perché non sei venuta? Dottor Rossi, dottor Rossi. Resta adesso. Lei ha un appuntamento alle 9. Lo so, un minutino. È un appuntamento importante. Va bene, importante, ma... Ammazza che memoria di ferro che ci avete tutti qua dentro. Buongiorno! Buongiorno a tutti! Buongiorno! Ben alzato! Oi là! Buongiorno, cancelliere, come va? Lei ha bene riposato, dottor Rossi? Beh, insomma, proprio bene non direi, eh? Però stanotte ho capito perché Napoleone dormiva tanto poco.
Poveraccio, con quel lettino forse preferiva andarsi a fare qualche battaglia invece di dormire. Le hanno portato la colazione? Sì, sì, ho preso un caffè, grazie. Caffè completo? Che dice, non era completo, era un pranzo di Pasqua. Ho piluccato un po' qua, un po' là. Mazza quanto magnate qui in Svizzera. Caffè completo. E il nostro signor Conte e i suoi amici che fanno? Dormono ancora? Certo era un po' tardino per loro stanotte, eh? Lei che fa, cancelliere? Prende sempre appunti, mette tutto a verbale, eh? E questo cos'è? Ah, la brochure del castello, bella. La prendo per ricordo. Ah, anche questa, grazie. Che cos'è? È il conto. Ah, la stampa del conte, una litografia. No, no, il conto. Il conto? Come il conto, scusi? Spero che troverai i nostri prezzi ragionevoli. I prezzi? Scusi, cancelliere, mi faccia capire, ma... Ma questo è un conto. Lo abbiamo già detto. Ma che è un albergo, questo? Sì, è evidente. Sì? Scusi, sa, ma... Io credevo, io pensavo che ero ospite del conte. Ospite nel senso? Io qui vedo 5 coperti, allora siete stati voi ospiti miei. Forti emozioni al castello della Brunettiere, lo credo io. Altro che emozione, 52.000... Che? 524.000 lire, venga cancelliere, questo è il suo, io lo regalo. Io ho capito, è sempre il gioco che continua anche stamattina. Siete spiritosi, ma io non so fino a che punto, perché poi, oh, non essendo stato preavvertito, io non sono venuto a pagare nessun conto. Io pago quello che ordino. Scusi, io sono stato invitato, pregato di restare. Lei è un uomo di legge, no? Allora deve convenire che qui ci sono tutti gli estremi dell'incastro. Io faccio solo quello che mi viene detto, ma se lei preferisce, dottor Rossi, possiamo dire a Pile di andare a chiamare il signor Conte. No, che c'entra Pile? Che dice a Pile di chiamare il signor Conte? Non è per discutere, ma sono scene incresciose queste. Non mi è mai capitato niente di simile a me. Scusi, si renda conto, 524.000 lire, più di mezzo testone. Tengo presente che siamo in alta stagione e che il signor Conte non ospita certo il primo arrivato. È proprio a me ha scelto. E che ve devo dire? Grazie, sono onorato. Vini 165.000 lire. Le assicuro che sui vini abbiamo pochissimo margine. Appartamento Napoleone 23.000 lire, noleggio costume, il frac 15.000 lire. Telefonato officina, vabbè, questa 250 lire, interurbana Milano 3.400, champagne e sigari 32, tutta avete messa, appena mi muovevo, zang. Ah, e questo che è? Pure il processo fate pagare, presidente Luz 50.000, procuratore Zon 30.000, avvocato alla Brunettiere 30.000, cancelliere 12.000, beh, vabbè. Non siamo cari, considera che siamo tutti autentici magistrati. Io presto ancora servizio al tribunale di Berna, anzi alle 11 un'udienza. English Spoker, Tales Svenska, ammazzolata in tutte le lingue, la più bella serata della vostra vita. Io me la so voluta. È colpa mia. Posso pagare con un assegno? No, ecco. Preferiamo in contanti. Sì, sì. Ed è per questo che le abbiamo praticato uno sconto del 10%. Figurati, questi hanno visto i soldi. Ecco qua. Scusi, non per sta a guardare il capello, ma qui c'è una cosa che non capisco, ma la vuoi spiegare? Ecco, queste sono 500. UD 50.000, che è? Ah, sì, ultimo desiderio. Come direbbe il signor Conte, un bocciolo di rosa per un intenditore di fiori. Perché? Anche la signorina Simonetta gioca? Oh, no, no, non sempre. Ma quando il cliente è particolarmente affascinante... Senta, cancelliere, c'è un altro piccolo particolare che lei mi deve spiegare, perché io, sa, da solo non ci arrivo. Io, quando ho consumato 70.000 lire di coretto folcloristico? Ma eccolo, dottor Rossi. Venga a vedere. Aspettano lei. Ecco il conte che arriva dopo il saldo e mi richiama pure dottore. Che c'è? Un'altra sorpresina? Il suo onore. Il coretto folcloristico in costume. Rossi, dicono. Il suo nome? Hanno imparato subito il mio nome. E lo credo io, con 70.000 lire. Scherzo, ci voleva il coretto. Buongiorno, dottore. Hola, carissimi. Vi manderò molti clienti da Milano. Quelli sì che dovete processarli. Tutta gente per bene, con la grana vera. Venga, è per lei. Ah, grazie, presidente. Cos'è? Un tubo? Che c'è dentro? Una laurea? No. È la sua sentenza di morte. Sì.
Bene, questa mi attacco in ufficio, eh? Beh, addio, miei cari giudici. Signor Conte, grazie per la bella serata. Addio. Presidente, procuratore, grazie anche a voi per la bella serata. Grazie, Filè. Cosa volete che vi dica? È stata la più bella serata della mia vita. Addio! Dottore, il servizio non è compreso. Ah, mo parli. Ah. Va bene. Gliela 10. Era muto il servitore. Ma che bugiardi. Grazie! Auf Wiedersehen! Prego! Grazie! Grazie a tutti! Venga, dottore! Grazie! Venga, dottore, venga! Tutto adesso, girate! Addio! È inutile, bisogna proprio riconoscerlo. Gli italiani sono i clienti migliori. Sì. Sua dove sono andato a finire. Ma oggi dove mi porta? Madonna mia! Simonetta. Ma che eri tu? Ha ha ha!
E